Si narra che il poeta cinese Han Fuk da giovane fosse mosso dall'eccezionale impulso di apprendere tutto e di toccare la perfezione in tutto ciò che attiene all'arte poetica. In quel tempo viveva ancora nel paese natio sul fiume Giallo e qui, per desiderio e con l'aiuto dei genitori che assai lo amavano, si era fidanzato con una fanciulla di buona famiglia. Le nozze avrebbero dovuto aver luogo di lì a poco in una giornata particolarmente propizia. Han Fuk contava allora 20 anni ed era un bel giovane, modesto e dalle maniere gentili, versato nelle scienze e nonostante la giovane età, già noto tra i letterati locali per alcune ottime liriche. Senza essere proprio ricco, poteva contare su rendite più che sufficienti, che sarebbero state aumentate dalla dote della sposa. E siccome costei era oltretutto assai bella e virtuosa, sembrava che alla felicità del giovane non la facesse difetto. E tuttavia, Han Fuk non era completamente soddisfatto, poiché il suo cuore ardeva dal desiderio di diventare un poeta perfetto. Accadde, una sera che sul fiume si teneva la festa delle lanterne, che Han Fuk andasse vagando tutto solo sulla riva opposta. Si appoggiò al tronco di un albero piegato sull'acqua e nello specchio del fiume vide nuotare e tremolare 1000 luci. Su barche e zattere scorse uomini, donne e fanciulle salutarsi a vicenda e splendere nei loro abiti di festa come fiori che si muovessero. Udiva il debole mormorio dell'acqua illuminata, la voce delle cantanti, i tintinnii delle cetre, i dolci suoni dei flauti e soprattutto questo vedeva la notte nero-azzurra arcuarsi come la cupola di un tempio. Il giovane si sentiva battere forte il cuore in petto mentre spettatore solitario e obbediente al proprio capriccio contemplava tanta bellezza. Desiderava sì tornare sull'altra riva, essere tra gli altri e, al fianco della sposa e degli amici, godersi la festa, ma ancora più bramava continuare ad assistere da distaccato spettatore per poi comporne una poesia assolutamente perfetta, in cui fossero il blu della notte e i giochi di luce dell'acqua, la gioia degli ospiti e l'ardente desiderio del silenzioso osservatore appoggiato al tronco dell'albero sulla riva. Aveva la sensazione che, nonostante tutte le feste e la gioia di questo mondo, nulla poteva essere più caro al suo cuore del fatto che nel pieno della vita restasse pur sempre un solitario e in un certo senso un estraneo. E aveva l'impressione che tra tante anime solo la sua fosse tale da essere sensibile in pari tempo alla bellezza della terra e al segreto del desiderio del diverso. A questo pensiero si fece triste e si mise a riflettere più a fondo. Oggetto delle sue meditazioni era adesso che una vera felicità e profonda soddisfazione gli sarebbero toccate solo quando gli fosse riuscito di rispecchiare il mondo così compiutamente in versi da possedere il mondo stesso in queste immagini, ma purificato ed eternato. Han Fuk non avrebbe saputo dire se era sveglio o se stava dormendo quando avvertì un lieve rumore e scorse, accanto al tronco dell'albero, uno sconosciuto, un vecchio in abito viola dall'aspetto venerando. Si riscosse e indirizzò allo sconosciuto il saluto che si addice ai vecchi e ai personaggi ragguardevoli. L'altro si limitò a sorridere e pronunciò alcuni versi in cui era tutto ciò che il giovane aveva appena sperimentato, così compiuto e bello ed espresso con tale rispetto delle regole dei grandi poeti che per la meraviglia Han Fuk si sentì balzare il cuore in petto. «Oh, chi sei tu?» esclamò inchinandosi profondamente. «Che puoi vedere dentro la mia anima?» e pronunciare versi più belli di quelli che ho mai udito da tutti i miei maestri. Sulle labbra dello straniero tornò a disegnarsi il sorriso del perfetto ed egli disse: «Se vuoi diventare un poeta, vieni da me.
troverai la mia capanna alla sorgente del grande fiume tra i monti di Nordovest. Il mio nome è maestro della parola perfetta. Con queste parole il vecchio si ritirò nell'esile ombra dell'albero e subito scomparve. E Anfuk, che invano lo cercò senza trovare più traccia, si convinse essere stato quello solo un sogno frutto della stanchezza. Si affrettò a raggiungere le barche e la festa, ma tra le conversazioni e le note dei flauti gli pareva pur sempre di udire la voce misteriosa dello sconosciuto, e la sua anima sembrava essere andata con questi, poiché se ne stava distaccato, trasognato, tra tutti quegli spensierati che lo prendevano benevolmente in giro perché lo credevano tutto preso dall'amore. Pochi giorni dopo, il padre di Anfuk espresse il desiderio di convocare amici e parenti per stabilire il giorno delle nozze. Ma il futuro marito si oppose dicendo: «Perdonami, padre, se ti sembra che io venga meno al dovere della obbedienza di un figlio nei confronti di un genitore. Tu però sai quanto io desideri mettermi in luce nell'arte della poesia. E se è vero che alcuni dei miei amici lodano le mie composizioni, so tuttavia di essere solo un novizio alle prime tappe del cammino. Ti prego pertanto di lasciarmi ancora un poco senza moglie, perché possa proseguire i miei studi, sembrandomi che non appena dovrò provvedere a una moglie e a una casa, ciò mi terrà lontano dalle cose che t'ho detto. Adesso sono giovane, non ho altri doveri, e per qualche tempo ancora vorrei vivere esclusivamente per la mia arte poetica, da cui mi aspetto gioia e gloria». Quelle parole lasciarono strabiliato il padre, il quale replicò: «Evidentemente quest'arte ti deve essere cara sopra ogni altra cosa. Se per amor suo sei disposto addirittura a rinviare le nozze, oppure è accaduto qualcosa tra te e la tua promessa. Se è così, dimmelo, io ti potrò aiutare a placarla oppure a trovarne un'altra». E il giovane giurò che non amava la fidanzata meno del giorno precedente e di sempre, e che neppure l'ombra di un litigio aveva oscurato la loro armonia. Poi raccontò al padre che la sera della festa delle lanterne gli era comparso in sogno un maestro, e che diventare suo allievo gli appariva adesso più desiderabile di ogni mondana felicità. «D'accordo», convenne il padre, «ti concedo un anno. In questo periodo potrai inseguire il tuo sogno, che forse ti è stato inviato da un dio». «Può darsi che ci vogliano anche 2 anni», replicò Anfuk esitante. «Chi può dirlo?» Il padre lo congedò turbato, e il giovane scrisse alla fidanzata una lettera. Si accomiatò e partì. Dopo un lungo cammino giunse alla sorgente del fiume e trovò, sperduta nelle solitudini, una capanna di bambù, e davanti alla capanna, sopra una stuoia intrecciata, sedeva il vecchio che Anfuk aveva visto sulla riva accanto all'albero. Il vecchio era intento a suonare il liuto, e quando scorse il visitatore che gli si avvicinava riverente, non si alzò né lo salutò, ma si limitò a sorridere e lasciò scorrere le agili dita sulle corde, e una magica melodia ne fluì a guisa di un'argentea nube che si diffuse per la valle, sicché il giovane ristette meravigliato e, in beato stupore, dimenticò tutto il resto, finché il maestro della parola perfetta non depose il liuto ed entrò nella capanna. Quivi lo seguì rispettoso il giovane e rimase presso di lui quale suo domestico e allievo. Trascorse un mese durante il quale Anfuk imparò a disprezzare tutte le liriche che prima aveva composto, cancellandole dalla propria mente, e dopo altri mesi ne cancellò anche le liriche che in patria aveva appreso dai suoi insegnanti. Il maestro gli rivolgeva appena qualche parola, ma in silenzio gli insegnava l'arte di suonare il liuto, finché l'animo dello scolaro non fu completamente pervaso dalla musica. Una volta Anfuk compose una poesiola in cui descriveva il volo di 2 uccelli nel cielo autunnale, e gli parve buona.
Non osò tuttavia mostrarla al maestro, ma una sera si mise a intonarla a una certa distanza dalla capanna. Il maestro la udì, ma non proferì verbo. Si limitò a suonare piano il liuto e subito l'aria divenne fresca. Il crepuscolo scese in fretta, si levò un forte vento malgrado fosse piena estate, e nel cielo incupito trascorsero volando due aironi mossi da un possente desiderio di migrare, e tutto questo era tanto più bello e perfetto dei versi dell'allievo, che questi si rattristò, tacque, si sentì una nullità. E così fece ogni volta il vecchio, e passato un anno An Phuc aveva imparato quasi alla perfezione a suonare il liuto, ma l'arte poetica gli appariva sempre più remota e sublime. Trascorsi due anni, il giovane sentì una violenta nostalgia per i genitori, la patria e la sposa, e pregò il maestro di lasciarlo andare. Il maestro sorrise e annuì. «Sei libero», disse, «e puoi andare dove vuoi. Puoi tornare o non farti più vedere, come meglio ti aggrada». L'allievo si mise in viaggio, andando senza sosta, finché un mattino, all'alba, si trovò sulla riva del fiume natio e scorse, al di là del ponte arcuato, la città di suo padre. Penetrò di soppiatto nel giardino della casa e stette ad ascoltare, dalla finestra della stanza da letto, il respiro del genitore ancora addormentato, e sempre di soppiatto si recò nel giardino alberato della sua promessa e dalla cima di un pero su cui si arrampicò la vide in camera sua intenta a pettinarsi, e mentre confrontava tutto ciò che vedeva con i propri occhi e l'immagine che se n'era fatta indotta via dalla nostalgia, gli risultava palese che era destinato alla poesia. Essa vide che nei sogni dei poeti albergano una bellezza e una grazia che invano si cercherebbero nelle cose concrete. An Phuc scese dall'albero, fuggì dal giardino, riattraversò il ponte, si allontanò dalla città natale e tornò nell'alta valle tra i monti. Lì, come la prima volta, il vecchio maestro sedeva davanti alla sua capanna, sulla modesta stuoia, pizzicando con le dita il liuto, e a guisa di saluto pronunciò due versi sulla felicità dell'arte. Al giovane gli occhi si imperlarono di lacrime, tale era la loro profondità e la sonorità. An Phuc riprese ad alloggiare presso il maestro dalla parola perfetta, il quale ora, visto che l'allievo già padroneggiava il liuto, gli insegnò a suonare la cetra, e i mesi scivolavano via come la neve spazzata dal vento dell'ovest. Due volte ancora accadde che An Phuc fosse preda della nostalgia. Fuggì in segreto nottetempo, ma prima che avesse raggiunto l'ultima curva della valle, la brezza notturna trascorse sulla cetra appesa alla porta della capanna, e i suoni lo inseguirono e lo richiamarono indietro, sicché non poté resistere. La seconda volta sognò di piantare un giovane albero nel suo giardino, e accanto gli stava la sposa, e i suoi figlioletti innaffiavano l'albero di vino e di latte. Quando si svegliò, il raggio della luna penetrava nella stanza, ed egli si levò turbato, e vide accanto a sé il maestro immerso nel sonno, la barba grigia tremolare leggermente. Lo colse allora un odio violento per quell'uomo che, così gli parve, aveva distrutto la sua vita privandolo di un futuro. Fu lì lì per balzargli addosso e ucciderlo, ma in quella il vecchio aprì gli occhi e subito prese a sorridere con sottile, mesta dolcezza, tale da disarmare l'allievo. «Ricordati, An Phuc», disse a bassa voce il vecchio, «che sei libero di fare quel che ti aggrada. Puoi tornartene in patria a piantare alberi. Puoi odiarmi e uccidermi. La cosa non mi turba affatto». «Come potrei odiarti?» gridò il poeta profondamente commosso. «Sarebbe come odiare il cielo stesso». E così rimase, e apprese a suonare la cetra e quindi il flauto, e poi, secondo le indicazioni del maestro, cominciò a coniare liriche, e lentamente
imparò quell'arte segreta che in apparenza consiste nel dire solo le cose più semplici con la maggiore sobrietà e tuttavia riusciva a muovere l'animo di chi ascolta come fa il vento con uno specchio d'acqua. Hanfuk descrisse il sorgere del sole quando sembra esitare sull'orlo dei monti, descrisse il silente guizzare dei pesci quando scivolano come ombre nelle profondità e ancora l'oscillare di un giovane salice al vento di primavera. E nei suoi versi non erano soltanto il sole, il gioco dei pesci, il fruscio del salice, ma pareva che ogni volta, per un istante, il cielo e il mondo tutto risuonassero all'unisono in una perfetta musica, e ogni ascoltatore pensava con gioia o dolore a ciò che amava o odiava. Il fanciullo al gioco, il giovane all'amata, il vecchio alla morte. Hanfuk non avrebbe saputo più dire quanti anni avesse trascorso presso il maestro alla sorgente del grande fiume. Spesso aveva l'impressione di aver messo piede in quella valle solo la sera prima, accoltovi dai suoni delle corde toccate dal vecchio, e sovente gli pareva anche che alle sue spalle le ere umane e le epoche fossero tramontate e divenute impalpabili. Un mattino si svegliò solo nella capanna ed ebbe un bel cercare e chiamare. Il maestro era scomparso. Sembrava che all'improvviso, dalla notte al giorno, fosse venuto l'autunno. Un vento aspro scuoteva la vecchia capanna e sul dorso dei monti volavano grandi stormi di uccelli di passo, sebbene non fosse ancora il loro tempo. Allora Hanfuk prese il suo piccolo flauto e discese nella terra natale e ovunque incontrasse i suoi simili. Questi gli rivolgevano il saluto che si addice ai vecchi e alle persone ragguardevoli. E quando arrivò nella sua città natale, ecco che suo padre, la fidanzata, i parenti erano tutti morti e altre persone abitavano le loro case. La sera però sul fiume si celebrava la festa delle lanterne e il poeta Hanfuk se ne stava sull'altra riva, buia, appoggiato al tronco di un vecchio albero. E non appena prese a suonare il suo piccolo flauto, le donne sospirarono e fissarono lo sguardo, incantante e malinconiche, nella notte. E le ragazze chiamarono il musicista che non riusciva a scorgere nell'oscurità. Ed esclamarono ad alta voce che mai avevano udito suoni così belli. Hanfuk sorrise tra sé, guardò il fiume in cui tremolavano le immagini speculari delle mille lanterne e quando non riuscì più a distinguere tra i riflessi e gli oggetti reali, nell'animo suo non seppe più trovare differenza tra questa festa e quell'altra. La prima, quando era stato lì, in quello stesso posto, ed era giovane e aveva udito le parole del maestro sconosciuto.